Capite che posto straordinariamente interessante per me dove condurre la mia ricerca. E da questo punto di vista, lasciatemi dire che essere ricercatrice al GSSI, è un'esperienza a 360 gradi. È innanzitutto un ambiente scientifico di alto valore, di forte collaborazione, che ti incoraggia a perseguire la tua curiosità intellettuale e io sono grata per i risultati ottenuti a tantissimi dei miei colleghi. Potrei raccontarvi una storia per ognuno di quei risultati, che nasce anche dalla collaborazione con loro e dalla loro stima. Riparte il Gran Sasso Science Institute, la scuola superiore universitaria a ordinamento speciale con sede all'Aquila, fiore all'occhiello della ricerca scientifica internazionale. Inaugurato questa mattina in via telematica, l'anno accademico 2020-2021 ha la presenza anche del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. La decisione di fondare il Gran Sasso Science Institute all'Aquila è stata motivata dalla volontà di contribuire alla rinascita della città dopo il terremoto del 2009, seguendo un modello di città della conoscenza sostenuto dall'OCSE, dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il GSSI nasce cioè da una ferita che ha costretto il territorio a pensare al proprio futuro. In questa occasione il ministro Manfredi ha sottolineato l'importanza di finanziare la ricerca. Sebbene, secondo una stima dell'Associazione Dottorandi Italiani, nel 2021 sarà circa il 6% dei ricercatori a raggiungere una posizione meno precaria. Noi con politiche giuste, con investimenti finalmente sufficienti, possiamo veramente fare un salto di qualità e soprattutto possiamo utilizzare il paese, possiamo aiutare il paese a fare quella crescita di cui tutti noi abbiamo estremamente bisogno.